perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a chiunque sia in debito con noi. Luca 11:4. Se è corretto dire che il Padre nostro ci insegna a relazionarci con Dio dal punto di vista di chi è altrettanto corretto dire che ci insegna la stessa cosa dal punto di vista di chi siamo noi. Se Dio è un Padre, il Re del Re, il Creatore, noi siamo peccatori deboli e bisognosi. Questa preghiera modello ci fa capire che abbiamo bisogno di entrambe le prospettive per sviluppare una relazione profonda con Dio. L'espressione "perdona i nostri peccati" rivolta a Dio è un'ammissione che siamo peccatori. Il modo in cui viene espressa la frase si riferisce più a una condizione che all'ammissione di peccati specifici. Siamo peccatori. Punto e basta. Questa è la nostra realtà. L'aspetto importante dell'ammissione di questa realtà spirituale è che ci spinge a cercare aiuto in Dio. Ed è una benedizione che Dio ci dica: se il mio popolo, il popolo che porta il mio nome, si umilia, prega, mi cerca e abbandona le sue vie malvagie, io lo ascolterò dal cielo e perdonerò i suoi peccati. Il perdono è per la vita spirituale ciò che il pane quotidiano è per il corpo fisico. Abbiamo sempre bisogno di entrambi e ci obbligano a rimanere connessi a Dio. Gesù ci ha insegnato che il perdono che chiediamo a Dio è da aspettarsi nella stessa misura in cui lo diamo alle persone che ci offendono. Non solo qui, ma anche in Matteo 18, Gesù dice che se non perdoniamo gli altri di cuore, il Padre nostro farà lo stesso con noi. Noi che amiamo Dio siamo chiamati a praticare il perdono nella nostra vita. Siete impegnati in questo ideale? Fate attenzione, dice Gesù. Se il vostro fratello pecca, rimproveratelo, ma se cambia strada, perdonatelo. Anche se pecca contro di te 7 volte in un giorno, se per 7 volte viene da te e dice "non lo farò più", devi perdonarlo. Hai chiaro questo concetto? Lo metti in pratica nella tua vita? Se guardiamo attentamente, vediamo che Luca 11:5 crea un circolo virtuoso in cui noi esseri umani siamo in pace con Dio, che ci ha perdonato a causa della sua fedeltà e giustizia, e allo stesso tempo siamo in pace con gli altri, poiché perdoniamo secondo quanto abbiamo imparato dall'esempio del nostro Padre Celeste. Se questa parte del Padre nostro fosse praticata, godremmo della pace interiore, le famiglie sarebbero più felici e la convivenza tra le nazioni e gli individui sarebbe una testimonianza della saggezza con cui Dio ci ha donato la sua parola. A che punto sei con il perdono? Se non lo pratichiamo, non possiamo chiederlo e perderemo grandi benedizioni. Buona giornata.